Pregresso incarnativo. Io credo che chi non ha ricevuto amore non dà amore. Commento. Allora, come mai esistono genitori che non hanno mai amato i loro figli, che invece hanno curato ed aiutato i genitori sino alla fine dei loro giorni? In quei figli c'è un pregresso incarnativo che li rende capaci di esprimere il loro amore disinteressato, senza aspettarsi niente in cambio, verso i genitori che non gli hanno dato amore.